Thank you.
cammino verso la Pasqua è Cristo risorto, si rivela a noi e a chi lo cerca con cuore sincero. Fratelli e sorelle, ogni carestia è il compito di trasformarci in Cristo. Per celebrare nella mente questi santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, pienezza della legge e compimento delle profezie, abbi pietà di noi. Dal libro della Genesi. In quei giorni Dio condusse fuori Abramo e gli disse: guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle. E soggiunse: tale sarà la tua discendenza. Egli credette al Signore che glielo accreditò come giustizia. E gli disse: io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra. Rispose: Signore mio, come potrò sapere che ne avrò il possesso? Gli disse: prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo. Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abramo li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abramo, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando tramontato il sole si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abramo. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita. Di chi avrò paura? Il Signore è mia luce e mia salvezza. Ascolta, Signore, la mia voce. Io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il mio volto. Il tuo volto, Signore, io cerco. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, io della mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme i miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete avuto. Perché molti ve l'ho già detto più volte e ora non le date nelle occhi e non vedo. Si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, la perdizione, il ventre e il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza, infatti, è nel cielo e vi aspettiamo come Salvatore, il Signore Gesù Cristo.
il quale trasfigurerà il nostro viso corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, miei carissimi, tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo santo del Signore, carissimi, parola di Dio. Dio gli dà l'incarico di liberare il suo popolo
volta liberato il suo popolo, troviamo ancora Mosè su Monte Sinai, dove Dio dà le tavole della legge. Ma se poi andate a vedere anche la storia, la vita di alcuni profeti, molti proprio sul monte ricevono l'invito, comunque la missione, la propria vocazione e di conseguenza la missione di portare questo messaggio agli uomini. E anche Gesù non è da meno, spesso lo troviamo sul monte a pregare. E oggi, in modo particolare, sul Monte Tabor manifesta la sua divinità e la sua gloria. E cosa troviamo? Mentre Gesù si manifesta, il suo volto cambia aspetto, la sua veste diventa sfolgorante, ci sono due personaggi, Mosè ed Elia, apparsi nella loro gloria e parlavano del suo esodo. Esodo è una parola che vuol dire uscita. Noi sappiamo che Gesù praticamente si sta dirigendo verso Gerusalemme, dove avverrà il compimento finale della sua passione, della sua morte e risurrezione per scattare l'umanità dalla condizione di schiavitù, liberare per sempre dalla schiavitù del peccato. Anche proprio Mosè ed Elia. Mosè ed Elia praticamente raffigurano tutta la Bibbia. Mosè raffigura il libro del Pentateuco, quindi i cinque libri sacri, la tradizione ebraica, dove c'è questa alleanza tra Dio e il suo popolo, iniziata con Abramo e sancita con le tavole della legge, quando poi Mosè porterà il popolo nella terra promessa. E una volta giunti nella terra promessa troviamo i profeti, raffigurato dal profeta più importante che è Elia, dove praticamente già nella predicazione dei profeti troveremo un Messia. E questo Messia passerà attraverso la sofferenza, attraverso il dolore. Ma nonostante questo, tutto è in attesa del grande evento di Gesù. E difatti Gesù è il compimento delle promesse antiche fatte da Dio agli uomini. Quindi tutta la Bibbia, in altre parole, trova la sua perfezione e il suo compimento proprio in Gesù. Cosa succede? Dopo che Gesù ha parlato con questi profeti, con Mosè ed Elia, succede che dal torpore questi tre apostoli si svegliano e dall'emozione, come abbiamo ascoltato, Pietro fa questa proposta: maestro, è bello per noi stare qui, facciamo tre caprali, una per te, una per Mosè e una per Elia. Le capanne erano praticamente il segno di che cosa? Del pellegrinaggio che il popolo di Israele aveva compiuto nel deserto. E molto probabilmente quando avviene questo episodio di trasfigurazione, a Gerusalemme c'era la festa delle capanne. Infatti, cosa c'era in uso, in tradizione, per un tempo, proprio il giorno in cui si ricordava il pellegrinaggio del popolo di Israele verso la terra promessa, a ricordo di quegli episodi, cosa succede? Che per una settimana gli israeliti facevano delle capanne sopra le terrazze del loro caso. Molto probabilmente questo evento di trasfigurazione si colloca in questa memoria liturgica che ai tempi di Gesù era ben sentita. E mentre Pietro fa questa proposta delle capanne, stare sempre sul monte, sicuramente è stata un'esperienza molto bella, che ha riempito il cuore, quindi un'esperienza che tutti i problemi non c'erano nella vita quotidiana, mentre dice queste cose troviamo la nube. E sempre nella Bibbia la nube è il segno della presenza di Dio, soprattutto in questo periodo il cammino dell'Esodo. Quando Dio entrava con l'occhio, quando Mosè entrava con l'occhio con Dio, praticamente scendeva sempre la nube dell'accampamento. E il popolo sapeva che in quel momento Dio stava parlando a Mosè. Una volta che si alzava la nube, proseguivano il loro cammino verso la terra promessa. E da questa nube ascoltiamo la voce di Dio Padre. Due volte noi sentiamo la voce di Dio Padre. La prima è il fiume Giordano. Dopo il battesimo,
dopo che sotto forma di colomba lo Spirito Santo si pose Gesù, dal cielo si sente la voce di un padre: questo è figlio mio, l'amato. Invece in questo caso troviamo queste parole: questo è figlio mio, l'eletto, lo scelto, ascoltato. Quindi dall'alto la conferma di chi è veramente Gesù, è quello che a breve avrà a compiersi la sua passione, morte e risurrezione. E appena questa voce dall'alto cessò, Gesù rimase solo. E tutti, Pietro, Giacomo e Giovanni, tacquero in quel giorno e non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. È un po' come quel famoso segreto messianico che troviamo nel Vangelo di Marco. Nel Vangelo di Marco c'è questo segreto messianico che viene svelato sotto la croce, quando il centurione vede morire così Gesù, dice: veramente costui era il figlio di Dio. Non tanto uno del popolo di Israele fa questa bellissima professione di fede, ma un pagano, un centurione. Oggi la Chiesa ci ha proposto questo brano, in un certo senso il fatto di essere in cammino verso la Pasqua, già questo brano di Vangelo viene anticipato la Pasqua attraverso questo episodio della trasfigurazione. Ma se noi ci pensiamo bene, quando noi possiamo in un certo senso trasfigurarci? Questo episodio non è solo legato alla vita di Gesù, ma un episodio che può verificarsi a ciascuno di noi. Voi avete sentito all'inizio, ci dice l'Evangelista Luca, che Gesù si mise sul monte a pregare. E in un certo senso il luogo della trasfigurazione per noi è il momento in cui entriamo nella preghiera. Per noi il monte è il luogo dove ci troviamo per pregare. E quando uno prega veramente cambia gli aspetti, non tanto magari esteriormente, ma interiormente, e si trasforma. Se uno si lascia prendere dalla preghiera, non quella parolaria, per mettersi a posto con la coscienza di non pregare, ma non serve niente, ma quando uno si lascia avvolgere dallo Spirito, allora la preghiera trasforma la propria vita e tutte le difficoltà, i dubbi, le richieste d'aiuto praticamente sono portate a compimento, c'è la trasformazione e si fa quell'esperienza di riposo nello Spirito Santo, perché il grande artefice della preghiera è lo Spirito Santo, promesso da Gesù dopo la sua risurrezione. E lo Spirito Santo ancora oggi è vivo presente nella Chiesa, nei sacramenti, in tutto quello che riguarda le cose di Dio. E allora dovremo, come già dicevo settimana scorsa, riscoprire la preghiera in questo periodo della Quaresima. Sarà forse la più grossa tentazione da superare. Non basta dire la quantità della preghiera, cioè quante parole dico nella preghiera, ma la quantità. Dobbiamo ritagliarci uno spazio, un tempo per la preghiera, fossero solamente 5 minuti, ma in quei 5 minuti sono presente con la mente, con il cuore, con tutto me stesso di fronte a voi, nella preghiera. 5 minuti, ma che siano veramente preghiera. E allora in quei 5 minuti diventa per noi il luogo della trasfigurazione, ci cambiamo, non perché ci cambiamo di vestiti, ma cambiamo interiormente, togliamo dalla nostra vita tutte quelle cose che ci impediscono di vivere da cristiani. Se voi ci avete fatto caso, in questo periodo della Quaresima c'è spesso un problema: toglierò da voi un cuore di pietra e darò un cuore di carne. Cosa vuol dire? Toglierò dalla vostra vita tutto quello che impedisce di vivere da figli di Dio. Da figli di Dio, che vuol dire manifestare l'amore di Dio, l'amore, il perdono, la misericordia, tutti questi atteggiamenti che
sono l'essenziale del Vangelo. Sono queste le cose essenziali del Vangelo. Perché? Perché chi ci ha perdonato? Chi ci ha amato? Chi ci ha donato la sua infinita misericordia? Dio, attraverso suo figlio Gesù. E proprio attraverso la passione, la morte, lui dona al mondo, all'umanità, il suo perdono, il suo amore, l'infinita misericordia. E se noi pensiamo a tutti gli ultimi istanti della vita di Gesù, non c'è stato mai un secondo che lui ha detto odio, ha sempre perdonato. Infatti che poco prima di morire, come dice Gesù, Padre, perdona loro perché non sanno quello che stanno facendo. Vedete, anche gli ultimi istanti prima di morire, Gesù ha parole di perdono verso chi l'ha messo in croce. Quindi nella vita di Gesù non troverete mai odio. L'unico odio che lui può provare è nei confronti del peccato, del male, che sfigura la vita dell'uomo, dell'umanità. Noi siamo sfigurati, non tanto perché abbiamo avuto un incidente che ci ha deturpato un volto o qualche parte del corpo, ma noi siamo sfigurati perché viviamo nel male, nel peccato. E il peccato che fanno gli altri si ripercuote su noi. E diventiamo brutti. E allora chiediamo al Signore nella preghiera di trasformarci, non solo attraverso la fede, ma anche i sacramenti sono i luoghi della nostra trasformazione. In modo particolare, oltre all'Eucaristia, che ci vediamo ogni domenica, c'è un sacramento che ci trasforma, ci fa ritornare alla bellezza dei figli di Dio. La bellezza del giorno del nostro battesimo è il sacramento della confessione e della riconciliazione. In quel momento, quando siamo soliti dal sacerdote, noi siamo trasfigurati. Ritorniamo a essere a immagine e somiglianza di Dio. E allora in questo tempo di conversione del cuore, chiediamo al Signore di trasformare tutta la nostra vita per essere raggianti non solamente per noi stessi, ma anche per tutte quelle persone che incontriamo. Sapere elevare tutti, molto bisogno del mondo di Cristo attraverso la mia
te, Dio ti santifica. Santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie. Lo spezzò e i suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, lo stesso modo, prese il calice e rese grazie. Lo dice il discepolo e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere del servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi perfetta dell'amore, in unione con il nostro Papa Benedetto XVI, il Vescovo Dionigi e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati i nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, in modo particolare dei defunti Ambrogio, Luisa, Santina, di defunta Angela Pontirolo e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza a metterla a godere la luce del tuo frutto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci da far parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria Vergine Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre potente, in unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, tutti i secoli dei secoli. Amen. Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del suo Vangelo, osiamo Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi dimentichiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma non ci lasciare mai. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dal turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che detto tu io posso, mi lascio la pace, ti do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, mi dona la vita e pace e secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco Gesù, l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
Il Signore ha detto questo Papa che ha guidato la Chiesa tra 8 anni.
E attraverso la nostra preghiera